La responsabilità penale è personale, al compimento del 14° anno il minore è imputabile, quindi può essere assoggettato a procedimento penale con responsabilità soggettive, che vanno a in qualche modo ad integrare quelle che sono le responsabilità dal punto civile per risarcimento del danno da parte di chi è deputato alla loro educazione. Ma punisce anche chi lo incita. E ad esempio, se lo paragoniamo al mondo del web, può essere a chi indica mi piace su un video che raffigura un atto di violenza su un minore. In realtà l'anonimato che offre internet è illusorio, ma ogni attività che si fa sul web lascia una traccia. I consigli per le famiglie, per anche gli ambiti scolastici, poi ne parleremo meglio, per le famiglie innanzitutto. Ma io la cosa che posso consigliare è quella di sicuramente non impedire internet, perché la cultura di internet è ribelle per sua natura, però è possibile installare degli applicativi che possano regolamentare le classiche app, che possono regolamentare e limitare l'utilizzo del dispositivo mobile che ogni ragazzo possiede in determinate fasce orarie, quale può essere quella scolastica. Inoltre io consiglio di avvicinarsi al mondo digitale perché i genitori non hanno questa dimestichezza. Le integrazioni nella didattica scolastica su questo tema, quali Noi sono? facciamo incontri regolari, direi settimanali, con gli istituti scolastici regionali e poi quest'anno abbiamo il progetto Il tuo web, che è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. E i corsi informativi per gli adulti, per i genitori particolarmente preoccupati, per gli insegnanti che vogliono saperne di più? Partecipiamo anche ad incontri organizzati da associazioni di categoria, istituzioni. Tra l'altro abbiamo anche un progetto nazionale quest'anno, che è quello si chiama Una vita da social, che è una campagna itinerante dove un track multimediale con un'aula didattica con tecnologia evoluta viene messa a disposizione dei ragazzi, dei genitori, degli studenti per apprendere appunto quelli che sono i rischi dell'utilizzo inconsapevole del web.